un film dove si raccontano le donne in tante sfaccettature, dove si raccontano i dualismi, tanti dualismi. Cos'è che ti ha affascinato di interpretare questo personaggio, per dire sì? Okay. Il fatto che fosse difficile da digerire, in realtà, quando ho letto il romanzo, Dalgisa certamente era un personaggio molto facilmente attaccabile, e questo ha reso avvincente la sfida, ecco, perché entrare nella sua mente è stato un bel mistero. Come si affronta quando si fa un film che arriva da un libro, tra l'altro appunto premiato, di grande successo? Con che riverenza, con che paura? Sì, con un grande timore reverenziale, e anche con la consapevolezza che il libro ti viene incontro, ti viene in soccorso nel costruire il personaggio insieme alla sceneggiatura. Insomma, sono poi due fonti di ispirazione che vanno un po' in parallelo. Cos'è che ti ha fatto scattare la scintilla su questo personaggio e dire ok, interpreterò questa donna? Giuseppe Bonito, il regista. Oltre, il romanzo l'avevo letto tempo prima e mi aveva, insomma, entusiasmato. Per l'incontro con Giuseppe è stato fondamentale, perché ho capito che aveva necessità di fare questo film. Che ti è scattata per dire ok, voglio trasformare il romanzo in un film? Le scintille sono tante per un romanzo così, non riesco veramente non ho così un motivo predominante, no, che mi ha indotto ad adattare il libro, però insomma quelli personali sono difficili da mettere a fuoco, perché vibrano molto, e però insomma non è facile dire a livello personale perché, ma a livello registico insomma è una storia che raccontava un mondo che io conosco bene, insomma, pur non essendo abruzzese, però sono cilentano, insomma sono mondi in cui ci ho riconosciuto tantissimo della mia infanzia. Allo stesso tempo, in assoluto, credo che la cosa che proprio mi intrigava molto era poter raccontare una storia così potente, così quasi totalmente declinata al femminile. E insomma, per un regista è veramente, insomma, per me è stata una gioia. È stato così esplorare tutte queste personalità di donne così diverse eppure così uguali nelle loro ferite, insomma, è qualcosa che auguro a chiunque. C'è un grande senso di responsabilità verso il libro, verso Donatella di Pietrantonio che l'ha scritto, ma anche verso i lettori del libro. Ciò però non significa che, almeno per me non è stato così, il film non può essere un pedisseguo adattamento del libro. Per cui molto semplicemente non mi sono posto il problema. Io i film li costruisco un passo alla volta facendoli. Per cui abbiamo, insieme a Donatella di Pietrantonio, a Monica Zappelli, individuato quali erano le aree tematiche del libro che ci interessava di più raccontare, anche perché con una scrittura così densa come quella di Donatella è pressoché impossibile fare un adattamento completo del libro. Però il resto poi è stato un atto molto istintivo, direi, un lavoro che si è compiuto anche con le attrici, insomma, con gli attori, con le bambine, ecco questo. La realizzazione di un sogno che non avevo mai osato sognare. Arriva da lontano, dalla mia infanzia, da storie ascoltate di bambini dati, e io poi ho aggiunto la restituzione alla famiglia originaria. Per me questo è molto importante, raccontare le nostre imperfezioni, le nostre fragilità e perdonarcele tutte.